Siamo qui con il capo stato maggiore dell'aeronautica, a lui oggi presente, voglio dire, a questa consegna del quarto velivolo all'ENAV. Ecco, cosa significa per l'aeronautica militare questo velivolo Piaggio 180? L'aeronautica militare utilizza già da anni il velivolo P-180. L'aeronautica militare ha tra i suoi equipaggiamenti anche i velivoli per il controllo in volo, di cui naturalmente stiamo vedendo qui le nuove macchine. Quindi all'interno del nostro paese abbiamo delle eccellenze tecnologiche nel campo aviatorio, in particolare oggi per il controllo in volo, e dove logicamente ENAV, che ha gli stessi prodotti dell'aeronautica, o l'aeronautica che ha gli stessi prodotti per l'ENAV, insieme si può costituire quel tavolo sinergico per raggiungere l'economia di scala nel dare sia alla parte militare sia alla parte civile l'economia di scala per raggiungere il giusto livello di prezzi, costi e quindi di competizione. C'è una forte sinergia, voglio dire, tra l'aeronautica militare e l'ENAV? È una sinergia che c'è sempre stata. L'ENAV, quindi controllo del traffico aereo, nasce da una costola dell'aeronautica militare, e la costola dell'aeronautica militare è qui presente nel nostro paese, è una parte attiva del nostro paese, viva, imprenditoriale, e quindi l'aeronautica militare e ENAV sono coubicati per il controllo del traffico aereo civile e militare nelle stesse sale operative. Siamo un esempio in Europa di come un sistema paese deve andare avanti nella cooperazione tra parte civile e parte militare. Io devo farle i complimenti, generale. Lei forse è uno dei pochi ultimi che come capo di Stato Maggiore sta dando veramente una spinta notevole all'immagine dell'aeronautica militare. Ecco, perché questo? Perché credo che sia l'immagine del Paese. Tutte le forze armate sono istituzioni di questo Paese, istituzioni solide, istituzioni che lavorano per questo Paese. L'aeronautica militare, a differenza diciamo di altre istituzioni, a questo Paese dà costantemente, giorno per giorno, ora per ora, dei servizi. Come ho detto in alcuni momenti, un esempio per tutti è il servizio meteorologico. Il nostro Paese ha il servizio meteorologico che basa tutto sul sistema meteorologico dell'aeronautica militare, integrata nel sistema internazionale meteorologico. L'altro è un sistema di sicurezza dei cieli. Il sistema di sicurezza dei cieli è 24 ore su 24 con radar a terra e velivoli pronti in volo. È la polizia dei cieli, quindi l'altro è quello quando capita qualsiasi emergenza. Il mezzo aereo è quello che deve giungere per prima. In particolare mi piaceva ricordare, in Sardegna fortunatamente avevamo lì posizionato un elicottero con visori notturni. Di notte, con cattivo tempo, si è presentato sul luogo in sicurezza, sul luogo dove c'erano problemi, e ha indicato alle squadre di soccorso a terra dove era la gente sui tetti per poterli salvare. Quindi questa è una parte, solo una parte dell'aeronautica militare. Quando Parlamento e Governo chiamano tutte le forze armate, e per la parte aerea l'aeronautica militare si presenta, e se capita il trasporto sanitario d'urgenza, ne abbiamo fatti 300 nel 2012 con i velivoli della Presidenza del Consiglio, e sono 300 vite umane salvate, cioè guadagnate in termini di vita, di nuova vita. Ecco, per questo siamo contenti. I nostri cittadini lo sanno, siamo a loro disposizione, ma siamo noi stessi dei cittadini particolari, perché in armi, ma per la protezione della nostra comunità. Per concludere, generale, purtroppo la difesa, la protezione, la sicurezza si fanno con gli aerei, e gli aerei ovviamente sono carenza in questo momento per l'aeronautica militare.
Ecco, lei come generale, come capo di Stato Maggiore, il suo sogno oggi e nell'immediato futuro qual è? Intanto il concetto di sicurezza, la sicurezza sicuramente ha un costo, ma per la sicurezza io credo che bisogna, cioè senza sicurezza non c'è sviluppo per nessun paese. Il secondo elemento, quando i velivoli giungono al termine della vita operativa, cioè dopo 30 anni, 40 anni, non è più possibile utilizzare i vecchi velivoli e bisogna sostituirli. In base a quelle che sono le caratteristiche dei velivoli, si cerca sicuramente di razionalizzare gli acquisti. In particolare per l'aeronautica militare verranno dismessi 236 velivoli e per l'aeronautica solamente ne acquisiremo come sostituti di Tornado e AMX 75 velivoli, quindi è una riduzione del 70% di queste forze, e queste ci servono perché gli ultimi impieghi sono stati dell'altro giorno, sono stati in Libia, ma se dovessi pensare alla prima guerra del Golfo e a tutti gli eventi, Bosnia, Kosovo, per finire alla Libia, ci sono serviti e hanno creato una maggiore sicurezza nei vari scenari. Comunque tutti i nuovi equipaggiamenti, soprattutto nel campo aerospaziale, portano all'Italia tecnologia, portano all'Italia tanti posti di lavoro, ma soprattutto portano all'Italia i soldi, va bene, che ci servono in più di quelli che andiamo ad investire per poter crescere ulteriormente. Quindi è una fonte notevole, l'innovazione tecnologica è quella che ci dà la possibilità di crescere e quindi di aumentare le nostre potenzialità economiche e finanziarie. In particolare il settore aerospaziale è quello che aggrega il PIL di più di tutti gli altri settori. Lo aggrega a 3,58 secondo lo studio Ambrosetti, che è uno studio europeo, quindi abbastanza qualificato. Quindi ogni euro investito nel settore aerospaziale produce come ricaduta sul paese 3,58 euro. Quindi è un investimento, io direi, importante.